Sì, oggi abbiamo fatto la seconda giornata di raccolta volontaria di rifiuti. In particolare ci siamo dedicati a guanti e a mascherine a mano uso che sono buttate per terra purtroppo dagli sporcaccioni. L'abbiamo dedicata ai parcheggi degli ipermercati. Devo dire che quelli che hanno aderito all'iniziativa abbiamo trovato anche abbastanza puliti. Per cui siamo anche ritornati dove abbiamo fatto l'iniziativa sabato scorso all'ospedale, dove purtroppo abbiamo ritrovato quantitativi ancora significativi di guanti e mascherine buttate per terra. Là invitiamo la direzione generale, diciamo, a incentivare invece una buona raccolta, quindi presidiare i luoghi dove abbiamo sistemato i carrellati e pubblicizzare sempre più appunto che queste sono cattive abitudini. Poi siamo venuti al Redentore, dove c'è veramente un delirio di abbandono di rifiuti, soprattutto sotto il bastione Redentore, ma anche nel piazzale. Anche qua bisognerebbe mantenerlo pulito. Questo è uno spazio che i nisseni devono e possono utilizzare per godersi anche in queste serate, questi pomeriggi, diciamo, estivi, questo spazio. Abbiamo trovato tantissimi rifiuti, abbiamo raccolto in un solo un'ora, abbiamo raccolto almeno 200 kg di, diciamo, di materiale tra bottiglie, soprattutto bottiglie buttate sotto al bastione. E quindi qua ritorneremo probabilmente a settembre con Puliamo il Mondo. Consiglieri qua. È una bella occasione, infatti intanto Un ringraziamo Legambiente perché ci ha coinvolto. Già sabato scorso abbiamo fatto il giro dei parcheggi dell'ospedale, sia all'interno che all'esterno comunque. E oggi abbiamo fatto lo stesso giro, sempre l'ospedale, abbiamo trovato più o meno una certa quantità di mascherine e guanti lasciate dai visitatori, ma non solo. Quello che dispiace è che noi, avendo pubblicizzato l'iniziativa la volta scorsa, avendo fatto vedere il quantitativo di differenziata raccolta, purtroppo c'è ancora gente che non ha capito che l'ambiente è anche di loro, è anche casa loro. E questo dispiace perché noi dopo una settimana abbiamo rifatto il giro, ripeto, sempre all'ospedale. Oggi abbiamo voluto sempre aiutare Legambiente con l'ausilio di alcuni attivisti, c'è pure un assessore, ci sono altri consiglieri comunali. Fa piacere quando siamo coinvolti, però chiediamo tramite queste interviste alla popolazione, soprattutto in questo caso al Redentore, chiediamo chi è che fruisce di questo bellissimo spazio, di questo bellissimo paesaggio, chiediamo ai giovani, che deduco siano i primi a usufruire di questo spazio, chiediamo che una collaborazione. Noi non possiamo venire qui ogni settimana a pulire, soprattutto vetro. Il quantitativo di vetro, come potete vedere, questo è un piccolo quantitativo. Già Dasti ha già fatto un primo viaggio. C'è una bella quantità di differenziata, plastica. Qui mascherine no, non ne abbiamo trovate. Abbiamo trovato plastica, carta e soprattutto moltissimo vetro. Chiediamo, ripeto, tramite questa intervista, aiuto, chiediamo aiuto soprattutto ai giovani per far sì che loro si rendano conto che lo Stato non è di un altro, lo Stato è anche di loro. E soprattutto chiedo alla cittadinanza di non lamentarsi per il fatto che c'è immondizia, perché non c'entra l'amministrazione, il problema è il cittadino. Questo noi l'abbiamo sempre detto anche nelle passate amministrazioni. Prima di tutto è il cittadino, sensibilizzazione verso l'ambiente.